Segretario Molaroni, dopo un periodo estremamente difficile per il nostro paese, che ad aprile si è visto collocare dal Moneyval in compagnia dell'Azerbaigian come grado di affidabilità nella lotta al riciclaggio del denaro sporco e dopo aver sfiorato la cacciata del nostro paese dal sistema dei pagamenti bancari italiani, la visita del ministro agli esteri Frattini è stata una grossa sorpresa positiva per molti. Come è riuscito ad ottenere questo risultato? Dopo addirittura oltre 15 anni dalla visita ufficiale di un altro ministro agli esteri italiano? Beh, ovviamente io sono molto felice del risultato raggiunto. Noi ci siamo insediati come nuovo governo i primi di dicembre, il lavoro è stato molto duro perché, come voi ricordavate, ci siamo trovati veramente in una situazione di emergenza nel rapporto bilaterale con l'Italia. Credo che l'Italia si sia convinta che ha adesso un interlocutore affidabile, serio, che non va a Roma a promettere cose che poi non manterrà, e quindi c'è stata un'apertura di credito, è stata data fiducia a questo governo, fiducia che abbiamo già dimostrato in parte di meritare e che dimostreremo nei prossimi mesi ancora più di meritare. La firma dell'accordo di cooperazione che cosa significa per il nostro paese? È un accordo molto importante perché ribadisce e precisa ambiti di collaborazione nei quali vi potrà essere un fruttuoso scambio fra i nostri due paesi con reciproco interesse anche economico. Quindi anche questo è un segnale politico di grosso rilievo nel recupero di ottime relazioni fra i due paesi e sono sicura che darà degli ottimi risultati anche al nostro paese. Erano molti anni che si parlava della firma di questo accordo con l'Italia. Perché si è riusciti solo adesso, dopo molti tentativi mancati ed annunci di firme imminenti poi puntualmente mai avvenute? Il ministro Frattini ha chiarito che negli ultimi tempi c'era un problema di natura politica col precedente governo, quindi non si trattava di definire sul piano tecnico i dettagli, ma c'era un problema di natura politica, non c'era la fiducia del governo italiano rispetto ai propri interlocutori nel governo sammarinese. Questa fiducia oggi c'è di nuovo e quindi siamo riusciti a firmare questo accordo e anche a rendere pienamente operativo l'accordo che riguarda l'aeroporto di Rimini Miramare. Finalmente, dopo molti anni, era fermo dal 2000, finalmente la situazione si è sbloccata. Si è detto che per quanto attiene ad intese in materia di collaborazione finanziaria e di eliminazione delle doppie imposizioni, si concorderanno accordi specifici. Qual è l'utilità di questi accordi e quali saranno i tempi? Allora, il primo accordo, quello in materia finanziaria, è già ad una buona fase di definizione. Servirà in modo particolare a definire la cooperazione fra i due paesi nel campo della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. L'accordo contro le doppie imposizioni fiscali è un accordo strategico per il futuro del nostro paese, perché noi come nuovo governo vogliamo puntare ad investimenti seri, ad investitori seri e affidabili che vengono e verranno a San Marino solo se ci saranno accordi contro le doppie imposizioni fiscali. Quindi sarà un accordo di importanza fondamentale per il futuro del nostro paese. Segretario, oltre alla firma dell'accordo di cooperazione si è sottoscritto anche una dichiarazione congiunta. Quali sono i contenuti di questo documento? A parte la precisazione sui tempi piuttosto rapidi di definizione dell'accordo in materia finanziaria e la decisione di rinegoziare l'accordo contro le doppie imposizioni fiscali che è stato firmato nel 2002 e che poi non è mai stato ratificato, c'è un impegno ad attivare al più presto la cooperazione in materia turistica e culturale alla luce di accordi che sono stati sottoscritti alcuni anni fa ma che non hanno poi trovato attuazione perché le relative commissioni miste non si sono mai riunite. Quindi è un atto politico anche questo molto importante e c'è anche un impegno molto concreto a riunire queste commissioni il più presto possibile. L'accordo recentemente firmato per rendere internazionale l'aeroporto di Rimini, quali effetti positivi avrà per il nostro paese? Grossi benefici sia sul piano del turismo, sia perché così l'aeroporto di Rimini potrà avere dei voli che altrimenti, se non ci fosse la presenza sammarinese nell'aeroporto di Rimini, non potrebbe avere. Rimini ha già espresso la sua piena soddisfazione per l'entrata in vigore a breve quindi di questo accordo. Noi come parte sammarinese siamo ancora più contenti perché questo è il tipico esempio della grossa sinergia che ci può essere fra San Marino e il circondario e anche della grande opportunità che rappresenta San Marino per i territori limitrofi. Noi siamo molto felici e siamo certi che questo consentirà lo sviluppo dell'aeroporto di Rimini. Infine, segretario, l'opposizione ha lamentato un problema di metodo, dicendo che non è stato portato a conoscenza dei testi.
Lei condivide queste critiche? No, la responsabilità della politica estera nel nostro ordinamento è del governo. Io non voglio che gli accordi vengano pubblicati prima che gli accordi stessi vengano firmati. C'è stata una infelice diffusione di notizie, di testi, che è stata fra l'altro biasimata dalla Farnesina, quindi mi stupisce che l'opposizione, che dovrebbe conoscere come ci si comporta quando si è nella fase della definizione degli accordi internazionali, voglia e pretenda di vedere i testi parola per parola prima che questi siano firmati. Devo dire che sul piano dei contenuti ho puntualmente informato il Consiglio Grande Generale e la Commissione Affari Esteri prima della firma ed è quello che farò. Sul piano dei contenuti ci sarà la massima informazione, sul piano della forma gli accordi saranno distribuiti dopo la firma.